Dimmi ancora, che mi dite di questa bistecca? Guardate un po' che colore intenso, guardate un po' che rosso bordeaux, un rosso scuro, guardate che consistenza. Quanti di voi la vorrebbero? Bene, tutti, immagino tutti, il 90%, il 95%. Bene ragazzi, questa bistecca frolla da un anno e adesso vi faccio vedere come si presentava 5 minuti fa, prima che la tagliassimo. Ragazzi, si presentava così, guardate un po'. Questa è una bistecca che ha frullato un anno. Benvenuti ragazzi a un nuovo video di Brascimi Ancora, benvenuti all'assaggio e al taglio della bistecca di Tutankhamon, che prima si presentava così, ma dopo il taglio si presentava così. Scusate ragazzi, veloce interruzione, questo è un video tecnico interamente dedicato alla tecnica della frullatura, però è un video che ha una sorpresa, perché ho generato 50 codici sconto con i quali è possibile acquistare il nostro videocorso sulla frullatura con il 50% di sconto. Questo è il codice ragazzi, in descrizione trovate il link, andate lì, digitate questo codice sconto e vi portate a casa il videocorso sulla frullatura al 50% di sconto, ma sbrigatevi perché ne ho messi scontati solo 50. Ok, proseguiamo col video, ciao. Guardate dove sto, ecco qui, Beef Bazaar, il ristorante a Roma, in Pratica, via Germanico, lo conoscete perché praticamente è diventato il nostro quartier generale, ovviamente è chiuso, area di profonda tristezza ragazzi, ma siamo in piena emergenza Covid, quindi locali chiusi, però noi avevamo un appuntamento, avevamo con una costata che frolla da un anno e che in teoria avremmo dovuto aprire durante uno dei nostri corsi di frullatura, che ovviamente è saltato sempre per emergenza Covid, però non potevamo mancare a questo appuntamento e abbiamo quindi deciso di aprirla lo stesso questa bistecca. E venite, andiamo subito al sodo. Allora, la bistecca è beatamente parcheggiata qui all'interno dello stagionatore da un anno, eccola qua. Allora, opla, e lei, guardate qui, è una bistecca che proviene dalla Spagna, selezione Discarlux, è stata macellata il 21 novembre 2019. Parliamo, signori, di una bistecca che sta frollando esattamente da un anno. Molto spesso, quando le persone, diciamo i neofiti o coloro che sono ancora un po' diffidenti nei confronti della frullatura della carne, vedono bistecche del genere, la prima cosa che esclamano è: questa è la bistecca di Tutankhamon. Perché oggettivamente, ragazzi, se ci avviciniamo a guardarla da qui, è veramente brutta, nel senso che è tutta scura, legnosa, non ha quell'aspetto bello che generalmente ha la carne rosso vivo, no? Ma è normale, è avvenuto un processo di ossidazione, la bistecca sta frollando da un anno, sarebbe impossibile, innaturale avere quel rosso vivo. Ma l'obiettivo oggi di questo video è, ragazzi, spiegarvi come si arriva a frollare una bistecca del genere un anno. Ci sono alcune cose, alcuni miti che vanno sfatati, no? In primo luogo, ma la frollatura così lunga, frollature così prolungate, così lunghe, a che servono? Fondamentalmente, ragazzi, si frolla così tanto per dare alla carne quegli aromi che altrimenti non riuscirebbe ad avere. Si parla di affinamento. Quando raggiungiamo, ragazzi, quando superiamo gli 80 giorni, parliamo fondamentalmente di affinamento della carne. Il massimo della tenerezza la carne la raggiunge per un periodo che va dai 60 agli 80 giorni, anche in base al tipo di carne che si utilizza, alla razza, a tutta una serie di varianti. Comunque quello è il range. Superati gli 80 giorni non avremo una carne più tenera, no, è impossibile. Avremo una carne che però assume degli aromi diversi. Ora, non tutte le carni possono frollare un anno, eh? Ci sono alcuni elementi che deve avere una carne per raggiungere la frollatura di un anno. Facciamo un esame approfondito, avviciniamoci, dai, andiamola a vedere sta carne che frolla da un anno, che sta qui da un anno. Allora, il grasso, ragazzi, è rimasto intonso, lo vedete? Eccolo qua. Il grasso è rimasto del colore, cioè, guardate che imponenza, lo vedete questo grasso? Qualcuno potrebbe dire il grasso è inutile. No, ragazzi, in realtà il grasso non è inutile. Il grasso è l'armatura che ha permesso a questa costata di galiziana di frollare un anno. Eccolo qua, questo imponente strato di grasso che la gente molte volte guarda con diffidenza o con ostilità. In realtà è una manna, in realtà è l'elemento principale, è l'elemento fondamentale, è un elemento che aiuta tantissimo nel processo di frollatura. Guardate cosa è accaduto qui sull'esterno, guardate, si è fatta quella che viene definita la crosta o la corteccia o il guscio. Sentite qua il suono,
è diventata dura. Questa crosta praticamente ha la funzione di difendere la carne internamente dagli agenti esterni. Quindi da un lato abbiamo il grasso esterno che è una grande barriera difensiva, dall'altro il tappo, la crosta, la corteccia, lo sentite? Che permette alla carne internamente di continuare a frollare. Ecco perché ragazzi la carne quando si frolla per lunghi periodi ha anche un costo superiore, perché è necessario metterla in cella con tutto questo grasso, e questo grasso ovviamente l'allevatore, il rivenditore ve lo fa pagare, non è gratis. In secondo aspetto non c'è il filetto, perché quando si fanno frollature così lunghe il filetto andrebbe via, sparirebbe, quindi si frolla solo la parte della costata, non quella del filetto. E poi un terzo elemento che volevo farvi vedere è il taglio dell'osso. Guardate, le bistecche quando si frollano devono fare il loro ingresso nello stagionatore con l'osso praticamente tagliato così. Non bisogna tagliare qui, bisogna lasciarlo intero. Abbiamo espressamente chiesto a Duccio qui del Beef Bazaar se poteva darci una mano a tagliare la nostra costata che è in frollatura da un anno. Noi ci avviciniamo, al tatto come la senti? Dura? Normale? Veramente freddo di frigorifero. Ci sta. Ok, è andato. Ragazzi, si è aperta, è meravigliosa, è uno spettacolo della natura. Guardate qui, il giochino è questo ragazzi, così ovviamente è l'aspetto esteriore prima che venga tagliata. Una volta che è tagliata, l'aspetto di questa bistecca sarà così, un rosso cupo, come un rosso pompeiano. Guardate la tonalità di rosso di questa bistecca, l'intensità, quasi un rosso scuro, quasi bordeaux. Gli elementi che ci fanno capire ragazzi che questa bistecca ha frullato un anno sono gli elementi periferici. Guardate, abbiamo quest'osso, vedete la parte esterna ha questo colore particolare che non hanno le bistecche, le carni fresche, è perfetta, riguardate il gioco, è fantastico ragazzi, frollata un anno, aspetto esteriore, molte persone si spaventano, ma se tu gliela tagli, eccola qua. Ragazzi, quanti di voi se non sapessero che questa bistecca frollata un anno esternamente si presentava così la mangerebbero? Io scommetto tantissimi, praticamente tutti voi. Una volta aperta la bistecca che frolla da un anno nel nostro stagionatore, come facciamo a capire se è commestibile o meno? Ci sono alcuni elementi da seguire. In primis ragazzi facciamoci guidare dallo sguardo, dagli occhi. Qui vediamo una bistecca che ha un colore omogeneo, che non ha macchie nere, non ha elementi visivi che ci deve far preoccupare. Secondo elemento, l'olfatto. Ha un odore pulito, ha un odore intenso, ha un odore che magari rimanda al prosciutto, non è prosciutto, ma non ha cattivi odori. Attenzione, il principale cattivo odore che potrebbe arrivare è l'odore di yogurt o di latte bollito. Ecco, qualora ci fossero quegli odori, attenzione, campanello d'allarme, qui non abbiamo questi odori. Ma la prova del 9, ragazzi, ce la dà la misurazione del pH. Il pH, adesso non sto qui a farvi la lezione di chimica, ma il pH è un elemento fondamentale che ci dice lo stato di salute della nostra carne. Questo che ho in mano è un misuratore di pH, in commercio ce ne sono tantissimi, ha due punte, praticamente due aghi, con un ago si misura il pH e con un altro ago si misura la temperatura. Come si fa a misurare il pH? È un'operazione molto semplice, perché si infila il pH-metro all'interno della nostra bistecca. Eccolo qua. Ragazzi, il pH è di 5.8, il che significa che questa carne è perfettamente edibile, la possiamo mangiare senza problemi. Vedete la temperatura di 2,4, ma ovviamente stava all'interno del frigo, e la misurazione del pH è 5.8. Possiamo dirci molto soddisfatti. A questo punto la bistecca va tagliata, ripulita, rifinita e cucinata. Caro Duccio, tocca di nuovo a te. Wow, fantastica! È lei! Ragazzi, eccola qui, la bistecca che ha frollato un anno.
ma adesso il compito del ristoratore e del macellaio è di pulirla. Vi voglio far vedere una cosa: quanto scarto c'è in una bistecca frullata un anno e del perché sia così difficile trovarne tanto in giro e perché quando la si trova una bistecca frullata un anno costicchia un po' di più rispetto alle altre, perché lo scarto è parecchio. E ora Duccio ce lo fa vedere. Un bel 30%, ragazzi, andrà via. Quella che era la nostra armatura di grasso, ragazzi, è andata. Eccola qui, ringraziamola. Prosegue il processo di pulizia. È un odore molto intenso quello che abbiamo tra le mani. È un odore di un'intensità notevole, fuori dal comune. Questo è lo scarto e questo è ciò che resta. Andiamo, ragazzi, a chiusura di questo video e facciamo un riepilogo. Eravamo partiti da questa bistecca, aspetto terrificante, la bistecca di Tutankhamon, la bistecca della mummia. Eccola qua. L'abbiamo aperta, grazie anche a Duccio, e ci siamo accorti che la frullatura è avvenuta alla grande. L'abbiamo annusata, l'abbiamo vista, abbiamo misurato il pH, tutto regolare. Grazie allo stagionatore e grazie alle tecniche che abbiamo imparato nel corso degli anni, abbiamo condotto una bistecca a un anno di frullatura. Da qui, ragazzi, togliendo tutta questa roba, siamo arrivati a questo bistecca. Sicuramente più piccolina, meno maestosa, si parte da qua, però sulla griglia arriva questo. A dimostrazione che ci vuole davvero tanto lavoro e tanta passione per fare un anno di frullatura. Ragazzi, è giusto o non è giusto frullare la carne un anno? Ognuno dia la risposta che ritiene opportuna. Io ogni volta che la assaggio una bistecca frullata bene sono del parere che sì, ragazzi, è cosa buona, giusta e saporita. Frullare così tanto non è una moda, è un approccio diverso. Non è certo la bistecca di tutti i giorni, non sono le tre fettine, i tre etti di fettina che ci faceva mamma, siamo su un altro pianeta. Se volete imparare a frullare avete due opzioni: venite qua ai nostri corsi che facciamo mensilmente a Roma, oppure, ragazzi, se non volete venire a Roma ci sono i nostri corsi online dove vi spieghiamo tutto quanto per filo e per segno. Se volete assaggiare una bistecca frullata o venite qui al Beef Bazaar oppure cercate qualche ristorante che frolli in maniera professionale. Questa però non me la mangio stasera, me la mangio fra qualche giorno e ve lo racconterò, questo mio assaggio, in un altro video. Un abbraccio, ragazzi, e che la brace sia con voi. Ciao! Ragazzi, ci siamo! Questa è la nostra bistecca frollata un anno. Simone ce l'ha cotta rigorosamente al sangue. Se siete pronti, ve la scaloppiamo, porzioniamo e ve la portiamo a tavola. Osso alle donne, va bene? Se ti avessero detto, guarda Giulia, questa carne qua sarà quella che poi ti mangerai, come avresti reagito? Ci avresti creduto? No. E invece è stata una carne fantastica, mai provata. Una frullatura di un anno, mai provata in vita mia.